La sicurezza, ricordava Tom, si gioca sul piano dell'inclusione, della prossimità, della giustizia sociale, dalla capacità di incontrare gli altri, di conoscerli e ancor prima di riconoscerli. Mai come adesso quelle parole suonano attuali. Cosa resta di quell'eredità e quella missione che ha dato Tom Bertol? Ringraziamo l'Arci e insomma la CGL che ci beh, quello che resta e che ci ispira, quello che manca è lui. Oggi qualcuno mi ha detto sì, ma non dobbiamo vivere con l'idea che ci servono i leader. Tom era il contrario dei leader. Tom era una persona molto sottotono che mandava sempre avanti gli altri e che però c'aveva una cosa che secondo me è il senso della politica. C'aveva la visione, sapeva le cose, guardava i processi, li interpretava e riusciva a capire come mettere insieme le forze perché le cose potessero cambiare. E manca, perché io sono convinta che se ci fosse stato lui noi saremmo stati in piazza 1 milione per la Grecia e saremmo stati 1 milione qui oggi, perché ci vuole capacità, coraggio e saggezza e non è facile a trovarla. Io quello che spero è che dove non c'è un cervello ce ne siano 100.000 e che quindi spero che quello che accadrà nel prossimo periodo in questo paese è il fatto che ci si riesca a riconnettere, a superare la frammentazione, a superare il fatto che ognuno sta schiantato sulla cosa sua a testa bassa per resistere. Se vogliamo vincere la tragedia che la crisi europea ci sta proponendo, io penso che l'unica maniera è alzarla la testa, e alzarla la testa è trovare il coraggio di ribellarsi.